Dov'era uno scatto? Cazzo! Ma perché non l'abbiamo vista? No! Madonna! Oh, wow! Cos'è? Illuminati qua dentro. Guarda il braccio più tamarro della Liguria! Ogni volta cambiamo paese. Ragazzi, dovete sapere che tutte queste entrate in macchina sono finte. Sono fake. Eravamo già in macchina e siamo semplicemente usciti e poi rientrati. Oggi, Dadda, Daniele o Daniel per gli amici, andremo a visitare un posto incredibile. Ok. Sai perché? No. Perché quest'oggi esploreremo, se riusciamo ad entrarci, perché abbiamo appena fallito un'esplorazione al manicomio di Genova, oggi. Ma non ci siamo fermati per niente. Per niente. Oggi visiteremo Villa Minetta, o chiamata anche Villa del Vinaio, ed è una casa, un'abitazione, una dimora appartenuta, a quanto pare, all'uomo più ricco del Regno d'Italia. Pazzesco. Pazzesco. E chi era? Era costui. Il conte Dracula. Dai piedi piatti, Daniel D'Addetta. Quest'uomo si chiama Edilio Raggio ed era un imprenditore, un conte, un parlamentare per 32 anni tipo. Ed era una persona molto facoltosa, infatti molti luoghi di questo posto furono costruiti grazie a lui, perché era anche un filantropo, cioè nel senso c'aveva molte donazioni per la costruzione, che ne so, di ospedali o cose del genere. Quindi un applauso ad Edilio, grande! Questa villa in particolar modo è risalente alla seconda metà del XIX secolo e niente, lui la adibì a sua dimora urbana e la fece costruire con due colori preponderanti rispetto agli altri. Non so per quale motivo, secondo me è una scelta stilistica abbastanza discutibile, il bianco e il rosa. Perché? Che cazzo hai contro il rosa? No, niente, però non farei una casa bianca e rosa. Villa Minetta è contraddistinta da questi colori. Si dice che il patrimonio, sai, perché a te piacciono queste cose, il patrimonio di dovete sapere che Dadda cerca sempre su Google quanto guadagno a Dua Lipa in un anno. Che cazzo te ne frega? Due cose cerco: l'altezza e il guadagno. Il patrimonio stimato di Edilio alla sua morte era di 200 milioni di lire. Spero di aver trovato la cifra esatta, perché comunque è un'ipotesi, poi non si sa esattamente quanti soldi avesse. La cosa veramente interessante è che questo imprenditore, esattamente nel 1877, ospitò dentro le mura di casa sua Re Vittorio Emanuele II e Umberto di Savoia, che poi divenne Umberto I di Savoia. Quindi toccheremo con mano un posto dove ci sono state delle persone molto più importanti di noi. Ci vuol tanto. Dopodiché la villa fu protagonista di alcuni avvenimenti riguardanti la Seconda Guerra Mondiale. Tipo? Perché dopo la liberazione di Roma da parte degli alleati, avevano il timore che questi alleati arrivassero nel nord Italia. Quindi che cosa successe? Tu sei una persona molto colta. Ma va a cagare. Il comando supremo delle forze armate naziste si riorganizzò proprio in Liguria, nel cosiddetto GAL. Sai cos'è il GAL? No. Gallette, alette e lumache. No, sarebbe l'acronimo di Gruppo Armate Liguria. Ok, e che cos'era? E niente, il comandante mega fascista di questo GAL alloggiava qui, cioè alloggiava, era la sua abitazione per un periodo. E lui dove stava? In che senso lui? Etilio. No, lui è morto da tempo, porco Diaz, hai detto nel 1800. Questa è la Seconda Guerra Mondiale, ti ho detto. Quando è morto Etilio? Tu sei Etilio! Come si chiama? Cretino! È morto nel 1904. Ah, detto. Quando mi hai detto che è morto, lì hanno stimato il suo patrimonio. Sì, esatto. Ah, io pensavo che nel 1900 aveva quel patrimonio, no. Poi è morto 50 anni dopo. No. E niente, il comandante mega fascista di questo GAL, Roberto Graziani, maresciallo Roberto Graziani, abitò proprio all'interno di questo posto. Nel corso del tempo la villa andò all'asta svariatissime volte, fu acquistata da imprenditori, da famiglie facoltose. Quanto può valere una villa così? Troppo. Tipo? Tantissimo, perché quanto? Non lo so. Voglio saperlo esatto. Anche perché il parco che la circonda è di 6 ettari. Quindi? Trasformarli in campi da calcio, quella è la mia unità di misura. 10 campi da calcio. Sì, 6 ettari, 60 campi da calcio. Sì, ma è enorme 60 campi da calcio. Come quello di Ollie e Benji. Sì, esatto, il campo di Ollie e Benji. Ultimo aneddoto molto interessante è che tra questi acquirenti ci fu Dodi Al-Fayed, che tu conosci bene. Certo. Chi è? Dodi Al-Fayed, non so chi sia. L'ho già sentito, Al-Fayed. È famosa la famiglia Al-Fayed. Per la guerra. È un imprenditore, è un produttore cinematografico, discografico statunitense, ma non è tanto importante lui, perché lui è il figlio di Mohamed Al-Fayed, che era l'ex proprietario dei magazzini Harrods a Londra. Adesso mi ricordo. Esatto. Ho legato tutto. Eh. Morte di Lady Diana. Esatto. Perché lui, Mohamed Al-Fayed, ecco così. È
morto assieme a Lady Diana nell'incidente a Parigi. Era il suo fidanzato. Sì, il suo fidanzato, esatto. Quando è successo quello. E lui, questa famiglia cercò di comprarla, però poi non so per quale motivo non la comprò più. La storia è incredibile di questo posto. Non vediamo l'ora di vederla. È mastodontica la proprietà. Buona esplorazione, Daniel. Spero, e buona visione a voi, spero ragazzi. Spero ti possa innamorare del rosa a tal punto di farti una casa, da farti una casa rosa. Tu devi stare anche zitto. Abbiamo parcheggiato la macchina leggermente lontano, adesso dobbiamo fare un po' di strada a piedi. Ma sai che Dadda ho la sensazione che se tu entri da qua si arriva? Ah, dici di andare di qua? Aspetta che c'è gente, Dadda. Non penso, ma... Andiamo di qua. Andiamo di là, dall'altra parte. Anche perché c'è un anziano signore che ci sta osservando. Beh, questo sicuramente sarà l'inizio del giardino, eh. Comunque dobbiamo contare che è immenso, quindi è probabile che sia qua. Anche se l'entrata principale è laggiù in fondo. Secondo me quella strada a fianco portava, alla villa. Cazzo, guarda dove stiamo camminando. Cioè, qua comunque la gente capisce che stiamo andando proprio in quel posto. Ma pensa a te, Alfaia. Ma è già questa l'entrata? Ah sì? Da qua neanche 500 metri. Qua sali sulla qua. Aspetta, ma. Qua, qui. Oh! No, Dadda. Sì. Vabbè. Il percorso che fai. Ah, è vero, c'è il sentiero. Ma io sempre in braghe corte devo venire a questi posti. Ma qua il sentiero va nel nulla. Come va nel nulla? Impossibile. Fammi sentire a me le orme. Ne vedo uno là che prosegue. Quello. Cazzo, è pieno di ortiche qua. Ma perché sono coglione? Ah, sono ortiche queste? Sì, sono ortiche. Porco Diaz, sono ortiche. Ma va. Sto scivolando di brutto. Oh, quello lì è un formicaio. Ma va. Sì. Come fai a riconoscere i formicai? Che cazzo dici? Ma scusa, Dadda, ma sei sicuro che è di lì la villa? Oh, wow. C'è un altro sentiero qua. Quello è da dove arrivava la gente più là. Ah, dici? Che bello qui. Che parco. Che giardino incredibile. Su un giardino del genere ti perdi, eh. Ma qui c'è un formicaio qui. Ma stai zitto, cretino. Dove siamo? Che alberi ci sono? Dada, ma dove stai andando? Come fai a essere così sicuro? È il bello che la villa non la vediamo ancora, no. Quindi potrebbe esserci, come no. Ti immagini che siamo entrati nel punto sbagliato? No. Ah, eccola, non è quella. O è un'altra casa. Occhio che non siamo nel giardino sbagliato. No. Sì, ma non puoi avere un giardino del genere. Dove siamo? Dada, guarda che lì c'è... vedi che non è quella, porco Dio. C'è la recinzione lì, guarda. C'era anche lì, fuori. Sei sicuro? Sì. Occhio che non finiamo in un posto abitato. No, è abitato, Dada. Io la vedo rosa. Ho capito, ma... Cioè, rosa è solo sua. Dici? Sì, dai. Aspetta. Ah, no, vai. Questa è abitata. È nuova questa. Abbiamo sbagliato casa. Guarda che rosa. E cosa c'entra? Non è che è l'unica casa rosa. Dove siamo? Ti stavo volando giù. È qua infatti la villa. Siamo lontanissimi. Dov'è la villa? Questa. Ma allora non è quella l'entrata della villa? Sì che è quella. Ma se siamo qui abbiamo fatto 100 metri. Ma Tata, ma non abbiamo percorso. Ma non è quello il cancello della villa, quello che dico. Se la villa è di là. È qui il cancello, eh. Ma cosa c'entra? C'è tutto il passaggio fino davanti alla villa. È come fosse le... Allora il percorso era quell'altro che andava di là a questo punto. Si dice che non è lo so, a me... Guarda, sì. Non lo so. Stiamo ritornando indietro perché dalla mappa... Dovevi dirmelo subito che non era di là. Ma io che cazzo ne so dov'è? Secondo te mi capivo qui, scusa? No, sei un po' da perdere. Ma stai zitto. Sbagliare per forza. Ma va a cagare. Tu hai detto, sì, andiamo di qua, me lo sento. Perché mi hai detto che il cancello è lì, pensavo fosse lì. Sì, ma c'è proprio la recinzione di là, comunque. Sono sicuro che noi non siamo entrati lì, che c'è la telecamera ed è di questa casa che non c'entra un cazzo. Ma ti pare, Dada? Eh? Ma ti pare? Come? C'è la telecamera nuova. Ho capito, ma ti pare che una casa abitata ha un giardino così? Questo non è giardino bosco. Allora siamo nel bosco, non è di nessuno. Ci stiamo allontanando troppo, Dada. Ma il bivio va da tutt'altra parte. Guarda, fermati un secondo. Guarda dov'è la casa. Qua. Appunto, qui il bivio andava di là. Boh, proviamo. Comunque delle persone sono entrate qua perché ci sono i sentieri. Ma devono aver sbagliato anche loro. Tutti hanno sbagliato. Penso che i proprietari ogni volta per entrare facevano sta strada. Con i cavalli. Io mi sto facendo male. Sì, qua è giusto, mi sa. Ho sentito un rumore anche. Ci arriva un cinghiale. Come la scossa? Sì. Questa era una strada comunque, eh. Una volta sì. Quindi forse ci porta davanti alla villa. Sì? Sì. Che sogno. È distrutta da fuori. Eccola. Minchia. Che
casetta, dada. Sobria, molto sobria questa casa, Ma puoi vivere qua? Vivresti qua per un milione al mese? Il mio falegname con 300 euro facciamo meglio. Un milione al mese, sì. Bella comunque l'entrata, Cazzo, che figata. È proprio in mezzo al bosco comunque. Entriamo? È tutta aperta. La cerchiamo un po', voglio vedere com'è il giardino. Sì, dai, guardiamola da fuori un attimo. Che figa, fatta così. Non è che fosse proprio rosa, eh? No. È rossa. O magari col io tempo c'è un po' del rosa, sì. Sì, vedi, là c'è il rosa. Ma quella è una cuccia di un cane, sì. Ah sì, c'era la cuccia del cane qua. Leo. Occhio. È il vento? No, gente. Con le luci là. Ciao ragazzi. Ciao. Era solo per avvisarvi che ci siamo anche noi, se no ci spaventiamo a vicenda. Bella. Bella. Ci sono cagati addosso. Sì. Sì, ha fatto così, ha fatto. Con chi ti cagheresti adesso? No, tu? Come fai tu? Daniel, scegli tu da dove entrare. Vabbè, entriamo. Madonna, devi per forza aprirla. Cazzo, che grossa. Peccato che è distrutta. No regrets, Daniel. No regrets. Porca puttana. Dai sotto qua. Sei giù senza fare le scale, vedete? Fermo. Dada, la solita frase in questi posti. No, le colonne sono imbarazzanti. È vero, sono rimaste incredibilmente conservate. Belle. No, la solita frase è... Questa, vederla in azione. Questa casa. All'opera. Vederla attiva. Dai, che sogno. Cazzo, qua è bella crollata, eh. Mm-hmm. Bella crollata di brutto. Ci sono anche bicchieri. Secondo me hanno fatto delle feste qua anche. Dei rave? Sì, dei rave party, sicuro. Dai, guidaci tu all'interno di queste stanze. Ok. La volta sinistra dovete trovare quello che era la sala fitness. Sala fitness questa? No, cos'è sta roba? Sì, la sauna, jacuzzi. Sì. L'ascensore. Come l'ascensore? Sì. Ah, sì? Guarda, è su al terzo piano. Ma veramente? Cioè, c'è un ascensore. Fai tu l'ascensore. Come qua. La casa in ad Alassio. Ah, ma sopra non si può proprio andare, mi sa. Come no? È crollato tutto. Vabbè, andiamo, sentiamo i buchi. C'è la parte sotto che dovrebbe essere la più figa. Sì. Che sono i sotterranei e poi il resto mi sa che è tutto un po' distrutto. Come è la parte più figa? Perché mi sono informato. Ah, è stato distrutto tutto. Sì. Ma secondo me è stata anche leggermente demolita. Perché qua non è l'usura del tempo questa. Hanno portato via le piastrelle, dici? Sì, hanno spaccato tutto, cazzo. Perché queste se le porto via sono buone. Questo qua dici che sia marmo? No. No. Che bagno però con la finestra lì sopra così. Questo bagno deve essere stato incredibile. Guarda che vista qua, ti affacciavi qua. Non ci sono foto che la ritraggono all'epoca. Io non l'ho vista ancora, vuoi che le cerco? Sì. Vediamo. Questa mi sa. Sì. Guarda dentro, foto dentro, esci. Questi? Questi è già. Un po' rovinato, però c'è qualcosa ancora. Sì, come potete vedere, raga, ogni stanza è distrutta. Troppo. Forse è la villa più distrutta che abbiamo trovato questa. Sì. Cazzo, cioè, ci sono tante macerie per terra. Questo è il salone principale. Oh, guarda lì sopra. Quello lì è d'oro vero, secondo me. Cazzo. Beh, sembra fatto d'oro, però non sarà oro vero, però. Però è fatto bene. Vero? Anche che sia cartongesso per tutto l'altro. Ma poi ci sono in tutti e quattro i lati. Vedi che lì capisci non è oro. Sì, no, non è oro. Mi hanno tirato una pietra apposta per vedere. Sì, se no l'avrebbero già rubato probabilmente. Io mi immagino il sofà qui, la televisione qua al plasma. Non c'era la TV. Ah, adesso? Adesso sì. Ma va, c'erano le luci, si vedeva qui, c'era un tipo lì che suonava l'arpa. Ma basta con sta arpa. Così era la prima, Ma stai zitto. Ma comunque c'era il giullare che faceva lì. Il giullare di corte? Esatto. Perché c'è sta corda? Che ansia. Guarda. Questa è la cucina. Ah sì. Questa è la cucina, sì. Bella così giallina, a quadretti. Qua ci sono delle scale che scendono. Sì, la prendiamo. Ma sarà tutto collegato, secondo me. Qua i resti di un camino. Aspetta, qua c'è della roba. Vediamo di che anno è sta roba. Secondo me non è vecchissima. Per 80 sicuro. Non c'è scritto la data qua. Devi prendere la prima pagina, copertina del libro. E c'è scritto. Guarda qua. 1978. Gennaio 1978. C'è un po' di roba qui lasciata. Questa poteva essere una camera col palchè così, no? Non lo so. No, palchè, scusami, forse sì, okay. Ma è una camera piccolissima. Perché guarda, cioè lì tu dici che lì c'era una porta. Questa mi sa un armadio, ma. Sì, sembra un armadio, in effetti. Non per vestiti, però, dada, Perché cosa? Tipo piatti, robe così. Ah, dici? Non lo so. Dove sì, in effetti c'è una cucina là. È probabile. E qua c'è un piccolo balconcino che dà direttamente sul giardino. Ma scusa, ma questa è un'altra stanza ancora? Da dove siamo entrati noi, scusami? Da dove? Allora. Ah, siamo dalla parte opposta. Sì.
E queste stanze cosa sono? Non lo so, sono tutte in moquette. Qua è tutto moquette, un altro camino, non si vedono manco più gli affreschi. Boh, è immenso comunque questo piano, Qua è figo, dadda. Vieni qua. Guarda che entrata qui. Ah, ma qua siamo entrati noi, cretino. No regrets. È un casino qua ristrutturarla. Come fai? Secondo me non puoi manco ristrutturarla. Dovresti ripartire da zero praticamente. L'unica cosa che salvi le colonne e riparti. Esatto. Le colonne sono l'unica cosa integra rimasta. Dadda... Penso siano marmo. Questi sono marmo. Questi sono marmo, sì, sono troppo... Senti, è marmo vero questo, Finalmente qualcosa di non fake. Quindi? Pari o dispari? In che senso? Mio. Pari? No, io pari. Allora cosa mi chiedi, pari o dispari? Nel senso, pari o dispari, pari. No, pari o dispari devi farmi scegliere a me. Pari. Dispari. Bim, bum, bo. Sette. Sette dispari. Cosa? E che cosa hai scelto così? Di andare sopra e di scendere. Quindi ce lo teniamo alla fine? Esatto. I sotterranei? E com'è che si sale? Ma via. Si può salire in sto posto? Sì, sì. Non lo so. L'hanno messa apposta sta roba? Non fa un bel rumore, da. Mamma mia. Ha fatto il tuo stesso rumore. Sì, uguale, identico. Anche le scale sono in marmo, È tutto in marmo, guarda qua. Sì, ma sono dei coglioni ad aver distrutto tutto. Neanche rubato, l'hanno distrutto. Tu dici che questo l'abbiamo distrutto? Guarda, è tutto lì per terra, buttato. Guarda, l'hanno distrutto tutto qua. Dada, stiamo attenti qua però, di brutto. Come è bucato? Ah sì. Stiamo qua. Cazzo, qua è distrutto. Io stavo per dire che questa sembrava la stanza più messa meglio. Qua c'è il bagno. Bello il bagno, cazzo. Questo è un terrazzino interno. L'ascensore che abbiamo visto prima. Ah sì, è vero, eccolo lì. Ma possiamo muoverci qui? Andiamo così a caso? Sì. Cazzo, guarda quanto è crepato il muro. Guarda, dobbiamo muoverci piano, pianissimo. No, dai, là è tutto crollato, non si può muovere. Guarda. Sì, il terzo piano non si può neanche andare. C'era pure il terzo piano? Sì. E come ci muoviamo, scusa? Cazzo, ma com'è ridotto sto posto? Sì, ma dadda, ma guarda che le ville che abbiamo visto avevano più o meno gli stessi anni, non sono così. È distrutto apposta questo. Secondo me è tanto vandalismo, cioè. È rimasto un armadio, una camera, no, un bagno. Cazzo, bello questo. Questo era un bagno. Dadda, vieni un secondo qui. Che cazzo c'è lì sotto, scusa? Cioè, è una delle stanze che abbiamo giù? Cos'è questo? Lo stai mangiando? La banana? Cos'è sto copricoso? Cos'è? È il sopra di quello che eravamo giù. Ah sì? Sì. Io non ho capito bene com'è la struttura. Non abbiamo visto nulla del genere, così quadrato. E no, poi la stanza era di là. No. E qua ovviamente non si può continuare perché è tutto crollato. Qua sì, fino a qua perché poi crolla tutto. Merda, è devastato di brutto. Andiamo giù, non si può andare avanti. Dai, allora andiamo nelle scale qui, quelle principali. Sì, torniamo giù. Basta, dobbiamo farci sul sotterraneo. Sì, andiamo direttamente ai sotterranei. Questa era una... Dadda, questa è una stanza che non abbiamo visto. Questa è una camera da letto. Cazzo. Questa è una camera da letto, guarda. Forse anche una delle quelle principali, vero? Sì, capito l'armadio. Guarda l'armadio qua come era fatto. Figo. Scusa, dentro... Oh, qua faccio. No, no, dada, piano. Mi sa che è tutto crolloso. Qua c'è il bagno. C'è il bagno? Cazzo, grande. Cazzo, ho paura di muovermi qua. Guarda, guerra. Minchia. Oh, qua si sono fottuti tutto. Si sono fottute le piastrelle, ti ho detto. Si sono fottuti tutte le piastrelle, assurdo. E qua non si viene accorto, c'è un passaggio segreto. C'è il passaggio segreto, non ci credo. Dentro l'armadio. Dove sono le scale? Qua. Sì. E di qua cosa c'è? Ah, vedi, qua ce n'è un'altra, infatti. Cazzo, è grande anche sta stanza. Però forse non era una camera questa. Madonna, qui. No, no, qua vi è giù tutto. Dai, scendiamo. Le colonne se le sono portate tutte via, vedi? O le hanno distrutte o le hanno portate via. Ma anche qua. Questo è marmo, secondo me, anche a terra, Sì. Cosa fai? Cioè, una volta che cado ti sposti. Ma non stavi cadendo. Ti sorreggi. Si vedeva che stavi fingendo, perché non sei un bravo attore. Sì, sei bravo tu. Io ho recitato in un Natale al sud. Ma tu dove hai recitato? Io? Un Natale in Sardegna. Una notte da leoni? Sì. Quattro. Cosa? Sì, sì. Quattro? Dada, però non può essere messo così male. Possiamo sistemarlo un po'. Madonna. Ma su si può andare. Non ha senso.
Andiamo solo a vedere su Elia e basta, ritorniamo giù. Cazzo, sono nel vuoto proprio totale. No, no, dai, fermo. Guarda qua, guarda che crepa che c'è lì. Ah, adesso tu hai paura. Non l'avevo vista quella. Vabbè, a parte che non si può fare un cazzo. Peccato, scendiamo. Scendiamo che pesi 150 kg di solo muscoli. Quindi? Niente, su. Andiamo nei sotterranei? Pari. No, non sono solo sotterranei. Pari. Dispari. Bim, boom, boom. E 2 su 2. Cosa? È un passaggio segreto? Sì, quello. Cazzo? Scendiamo da qua? Forse ho messo la X, non scendete da qua. No, ho messo la X, penso. Qual era l'altra discesa? Quella delle scale principali? No, non c'era nessuna discesa. Sì, l'abbiamo vista un'altra discesa oltre a questa. No, no. Ma io non avevo visto la X prima, però. Prima no, adesso sì. Vabbè, noi scendiamo stesso. Da qua? Sì. Secondo me ci hanno messo qualche trappola. Ci arriva in testa un quel tempo. Era un'altra casa. Eh sì. Un'altra cucina, bagno. Sì. Ma cos'è? È una porta o una finestra questa? Qua, l'altro appartamento. Minchia, è gigante. Non pensavo fosse. Ma non siamo sotto ancora. Dove siamo? Ah, ci sono due piani sotto. L'ho letta sta cosa. Vedi che siamo ancora fuori? Sì. No, qui siamo già su. Ma non su terra, però. C'è un'altra ancora? Sì, c'è un'altra ancora, se non sbaglio. E questo cos'è? Sai che non so? Che cos'è sta roba? Cosa servivano queste stanze? Guarda quanto continua. Eh sì, è gigante. Ma sono altri appartamenti. Appartamenti? Cioè appartamenti, altre stanze. Magari per gli ospiti, piano degli ospiti, che ne so. Però sembra con un'architettura diversa. Sì. Vero? Sembra proprio di un'altra epoca. Anche le stanze. Sì, sì, è un'altra casa qua. Dada, ma ci perdiamo. Scusa, ma questo che cos'è? Cos'è Guarda. Cos'è quel funicolo? Il garage. Questo è il garage, sì. Non so cosa sia, forse per il vino sta roba, guarda sto tubo, boh. Però da qua c'è un cunicolo tipo da percorrere. Merda! Cazzo! Tu che sei un embriagone. Cos'è sta roba? Ma vabbè, quante sono vuote, spero. No, sono tutto il tappo. Ma come tutto il tappo? Sì. No, sono vuote. C'è il tappo ma non c'è niente dentro. Ma che cazzo è sta roba? Pazzesco. Tante, eh? Sono delle catacombe queste. Ci stiamo perdendo. Qua ci stiamo perdendo veramente. Qua non siamo mai stati. Guarda che macchinari, dadda. Per Satana procedere, c'è scritto. Questi cosa sono? I condotti dell'aria? Sì. Sì, sì. Sono dei macchinari della casa, penso. Riguardanti la casa. Ah, questo è il buco che vedevamo, eccolo, dadda. Quello che mi avevi indicato tu prima. Ma scusa, ma che cazzo è sta roba? Questo è quello che cercavi prima, che diceva dov'è? Ah, e dove porta? Oh, vediamo. Ma puoi avere sotto casa tua sta roba? Sembra all'inizio del bunker. È vero? In mezzo alla montagna. Prosegue un casino. Ma dai, ma sotto casa tua sta roba, com'è possibile? Ah, è chiuso, cazzo. Perché? Forse era un'uscita. Di emergenza? Sì, probabile, tipo, un'uscita secondaria. Uscita nascosta. È chiuso? No, figurati se si apre sta roba. Io volevo vedere dove usciva, però. Torniamo indietro. Fai strada tu, che se crolla qualcosa almeno mi salvo. Occhio, questo lo prendi la scossa. Come la scossa? Sì, occhio. Ma basta, smettila. Mi sa che esci dalla casa qua, eh. Che cazzo? Non ci credo. Ma dov'è che sbuchi qua, scusami? Questo poi, tra l'altro, rispetto a quello di prima, non niente... No, era chiuso proprio questo. Tutto arrugginito. Vabbè, capire. Ma cosa serviva sta roba? Forse per dare solo un condotto di aria? Scusa, com'è che si arriva lì? Io voglio uscire, dadda, mi sento in prigione. Di qua siamo passati? No. Cazzo di stanze sono? Non si capisce neanche una stanza. Solo i bagni, si capiscono. Vediamo dove dà. Ah, vedi, qua arrivavi da quel sotterraneo. Qua è enorme. Che sorte di stanze, questo bagno là. Sì. Questo qua è il coso dell'ascensore, scusa. Sì, il motore. Minchia, che bestia. Cazzo, è enorme. Qua un bagno enorme, anche qua. È una stanza, che cos'è sta roba? Cioè, non si capisce niente. Qua ci sono le scale, andiamo dopo. Enorme. Oh là, finalmente una bella stanza, guarda qua. Grande. Questa sì. Una cucina? Bella, una sala, non lo so. Qua ci sono dei fornelli, delle cose. Che vista avevano qua così, quando è sistemato? Canteresti da qua? Per quanto?
se sei in pericolo di vita. Ovvio, porco cane. Però cercherei di aggrapparmi ad un albero. Non mi butterei diretto giù. Tu? Io diretto, in capriola. Perché tu non riesci a ragionare nelle situazioni di panico. È quello giusto di dirla sta frase. Zitto, stai zitto, guarda. Non parole, non parole. I have no words. L'uomo panico in persona. Tu sei l'uomo pane. Guarda qua, questi sono pieni, Mamma mia. Senti che puzza di vino. Io lo sento. Avvicinati. Mi è arrivata una folata. Quant'è qua? Così a occhio sono 1238. Sono molto più di 1000. Questa è piena, infatti. Detto che sono piene. Queste sono piene. Questo vino sai quanto vale? Quanto? Almeno $70 a bottiglia. Ecco dove portava quella. La grata chiusa di prima. Ah sì, bravo. La prigione. Ma che senso ha sta roba? Boh, forse per i vini. Ah, qua sotto facevano i vini. Sì. No, appartamenti. No, una parte erano degli appartamenti, penso, però... Dici? Sì, ma è solo una delle famiglie che ha acquisito la villa. Cos'è qua? Oh, delle scale esterne, chissà dove portano. Secondo me portano al piano sotto. Io dico... Che bello qua, sì. Così. Cos'è? Sto rumore. È il vento? Un treno. Ma arriva fino giù. Guarda, Dada, fa così e va fino giù. Guarda dove arriva. E che cazzo porta? Al giardino, hai detto che aveva quanto? 6 ettari di terreno. Ritorniamo dentro e andiamo nell'ultimo piano sotterraneo. Queste scale sono altre, lo sai? Sono? Non sono le nostre queste. Ti portano su? Sì, ti portano da un'altra parte. No. No, dico ti portano su ma non le avevamo viste. No. Hai sentito? No. Una porta che si apriva. Io l'ho becca, questa? No, era una porta. Forse era il vento. Dov'è una scala? Cazzo! Ma perché non l'abbiamo vista? No! Qua la sento la puzza di vino. Allora forse mi arrivava da qua, forse. No, vabbè, è devastante. Ma secondo me qua ci sono migliaia di euro di vino, eh. Sì, Dalda, sono bottiglie che andavano in commercio. Vino Barbera. Assurdo. Quanto ce n'è qua? Senti che odore. Sì. Facciamo una degustazione? Oh, stavamo saltando la stanza migliore. Questa cos'è? Una chiesa? Come una chiesa? Questa roba, un confessionale sembra. Ma cos'è sto posto? Questa qua era la stanza murata? Guarda anche qua. Cos'è? Che cazzo è sta roba? Dove siamo finiti? Questo è un altare. Ma scusa, ma Dada, sta roba dove dà? Il tunnel che abbiamo percorso prima? Può essere, sì. Ah sì. No, comunque i sotterranei delle case sono sempre strani. Secondo me nascondono qualcosa. Forse qua facciamo le degustazioni. Dici che, che facessero qua le degustazioni? No. Ma è strano comunque. Guarda, qui cos'è? Tutto così come sempre. Ma sempre stati qua. Madonna. Oh. Cos'è? Illuminati qua dentro. Ma queste erano le stanze murate? Non lo so. Mi sa di sì. Oh. Ragazzi, se volete ipotizzare a cosa servissero queste due stanze molto strane, scrivetelo qui sotto nei commenti, mi raccomando. Prima com'è che non ce ne siamo accorti? No, cioè, è assurdo. Era una di quelle murate. Era in parte quelle murate. Sì, siamo andati dritti e non ci siamo accorti di un cazzo. Magari abbiamo visto quello su. Ma è meglio così. Sì. Vedi che sono tutte... Da qua facevano qualcosa di strano, zio. Tra tutte... Sono le uniche che hanno il doppio muro. Quelle due stanze strane. Sono queste, eh. Hanno il doppio muro. Perché dovrebbero murare tutte le... Cioè, tra tutte le stanze proprio quelle. E cosa facevano? Non lo so. Però sono due stanze molto strane, eh. Ah, le uniche murate, com'è possibile? Con un doppio muro, tra l'altro. Quindi volevano che nessuno accedesse. Se no, metti un muro e dici, vabbè, dai, non voglio che nessuno entri. Ma un doppio muro così. Strano, sta cosa. Le due stanze che abbiamo visto adesso. Ma va. Sì. Oh, Dada, siamo entrati di qua. Guarda dove va il coso. A destra ed è questa. No, secondo me queste sono altre. Prova a bussare così se vedi se mi senti. Sì. E quella? Dada. Dai, sti giochi da dodicenne. Esci, ti ho sentito. In realtà sono finito nel metaverso. Ero io o no? Sì, ma sai una cosa strana? Tu mi hai detto di sì, ma io la tua voce la sentivo lontanissima. E io non so, guarda che non so. Come se ci fosse in mezzo uno spazio murato. O magari c'era un tunnel. Allora, in linea d'aria è giusto. Secondo me però c'è un altro spazio tra la stanza. Ma è possibile che io ti sento bussare e tu non mi senti? Vai un attimo dentro, per favore. Io non ho capito qual è, però. Ma fammelo vedere. No, vai qua, guarda. Ma come non hai capito? Siamo appena passati. Sì, ma non ho capito dove era quella murata. Guarda, c'è proprio il muro, guarda. Vai in fondo, quella lì. In mezzo lì.
Fermati lì. Senti la mia voce quando tu mi bussi. Vai. Dada. Ciao. Io non sento bussare. Oh. No, sei troppo lontano. Vieni, vieni. Non è il muro quello, eh? Non è quella. No. C'è una parte in mezzo. Non è il muro quello, tipo. Però in linea d'aria è giusto quasi, eh. Ma non è quello, qui ci posso dare. Chissà che cazzo c'è qua dentro. Anche questa, dai, guarda. Sarà doppia, murata doppia anche questa. Sì. Secondo me nascondono qualcosa di strano. Ti immagini che ci sono dei cadaveri? Sì. Ma che senso ha mettere un doppio muro in una. Le uniche due stanze col doppio muro sono queste. Sono troppo curioso di vedere. E come che. No, dovresti spaccare tutto. E hanno provato lì, ma non ce l'hanno manco fatta. Ma come hanno fatto ad entrare, scusa? No. Boh. Non lo so. Eh sì. Minchia. Madonna, è infinito sto vino, vai. Piccola mi sa sto sotterraneo. È finito qua, giusto? Ma tu vorresti sapere cosa c'è lì dentro? Vero? Farca puttana. Sono arrivati fin lì perché Ma c'è il cemento lì, vedi? Sì, c'è il cemento. C'è la parete anche. Sì, abbiamo finito? Sì, andiamo su. Ragazzi, termina qui questa esplorazione con Villa Minetti. Con Villa Minetta alle nostre spalle. Faccio io questa volta la domanda. Vai. Com'è stata? Stata come le altre ville che abbiamo trovato. Nel senso, quando entri in una villa ottocentesca, giusto? 800, esatto. Dentro non trovi più niente, trovi quasi tutto distrutto. Peccato, troppo. Però, distrutta veramente. Da quel poco che abbiamo visto si capisce che sì, era. Sì, si nota comunque che era sfarzosa a livelli imbarazzanti, esatto. Noi non avremo mai una casa così. Ma ci accontentiamo di quel poco che abbiamo. Esatto. Non sento il cazzo. Ragazzi, io vi ringrazio per il continuo supporto. Arriveranno tanti altri video. Ringrazio Daniel, l'uomo più ricco d'Italia. Sì, cuore. L'uomo con il cuore più ricco d'Italia. Sì, e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao.